Quindi l'oggetto della mia conferenza, del mio intervento, rispondendo alla richiesta del convegno di riflettere sulla teoria, è stato quello di definire i limiti entro cui per me è possibile fare una teoria dell'architettura. Ho riconosciuto che in questi anni ho esercitato questo tentativo di costruire una teoria lavorando accanto alla mia attività professionale di architetto, esercitando però gli strumenti specifici dell'architettura, il disegno, i modelli, la scrittura, l'elenco su dei casi singolari, nella consapevolezza che il paradigma che si costruisce su un metodo conoscitivo analogico è l'unico strumento che abbiamo per lavorare in maniera, tra virgolette, scientifica a una costruzione di una teoria. Quello che ho raccontato è un primo esempio, un esempio su cui ho lavorato da più di 10 anni, che è l'architettura di Buster Keaton come paradigma. Buster Keaton, soprattutto nel film che lo vede come protagonista del 1920, One Week, che racconta in una settimana la costruzione di una casa tipica americana, il Ballroom Frame. Quello che mi interessa non è tanto la casa in sé, non è tanto l'oggetto della casa singola, ma in che modo Buster Keaton mette in gioco il suo corpo, la sua azione, per entrare in un rapporto diretto, vitale, con la casa stessa, in modo tale che la costruzione si intreccia con la vita e nello stesso tempo, man mano che procedono i giorni, Buster Keaton apprende dagli incidenti che gli capitano un modo di progettare e costruire la casa nuovo, capace di rispondere agli imprevisti, dando delle risposte inimmaginabili prima. Cioè, l'idea paradigmatica che mi interessa da questo esempio è quella l'idea di un'architettura aperta che lavora sul tempo con una elasticità che l'architettura tradizionale non ha mai conosciuto, pensando che l'unica prospettiva è quella dell'eternità, mentre la contemporaneità si misura su tempi molto diversi. Quindi c'è un tempo lungo, ma ci sono anche tempi brevi, c'è la temporaneità. L'architettura mai finita è un aspetto che mi interessa, che viene fuori da questo paradigma di Buster Keaton, insieme a un'altra condizione che secondo me è centrale oggi, cioè il superamento in qualche modo dell'autorialità dell'architetto, a favore di un'idea dell'architetto come un curatore, che quindi mette insieme oggetti già prodotti, già esistenti, lavora sull'esistente cercando, il progetto si concentra sul dare significato a queste cose, mettendo insieme anche autori diversi, mondi diversi, da quello economico a quello politico, a quello sociale, a quello della forma, a quello dei simboli, cioè, e quindi questa capacità di tenere insieme cose che in realtà insieme non stanno mai. Un altro esempio paradigmatico su cui ho lavorato molto, che invece appartiene alla storia dell'architettura, è un edificio anomalo di Firenze, che è gli Uffizi del Vasari. Cioè, gli Uffizi del Vasari è un edificio non edificio, è un edificio che trasforma la corte in una strada, contraddice un po' la tipologia, addirittura si estende nel corridoio vasariano a tutta la città, collegandosi a Palazzo Pitti, quindi è una sorta di anomalia selvaggia che in questo diventa assolutamente contemporaneo, cioè questa capacità di usare la serialità, usare la deformazione delle tipologie tradizionali dell'architettura, questo misurarsi con la topografia in quanto l'operazione di Vasari è quello di portare la quota della Piazza della Signoria sull'Arno, quindi modificando proprio la percezione del rapporto tra il fiume e la città, e costruendo una sorta di edificio cannocchiale che mette insieme lo spazio urbano con i suoi oggetti simbolici. Da dentro gli Uffizi si inquadra perfettamente la cupola di Brunelleschi insieme a Forte Belvedere, che è l'altro polo della città fondamentale. Quindi questa architettura è paradigmatica perché pure ci racconta una storia molto specifica legata a Firenze, però nello stesso tempo ci racconta un modo, un atteggiamento del progetto, un modo di utilizzare i materiali della storia e usare dei metodi molto laici, liberi, senza
nessun fondamentalismo, nessuna ideologia nell'utilizzo di queste tecniche.